Bene, signori, continuiamo con la rassegna di oggi sull'intelligenza artificiale e i relativi risvolti. Il prossimo relatore è Pietro Alberto Rossi, di Stedout, ecco, accomodati, anche se un partner che ci ha permesso la realizzazione di questo evento, che ci parlerà di una cosa molto molto interessante, ovvero sì intelligenza artificiale, ma applicata a un contesto molto interessante che è il sentiment analysis. Quindi invito Pietro e gli lascio il microfono. Grazie, buonasera a tutti. A te. Allora, se ci sono le slide, allora intanto capiamo un attimino il tipo di pubblico, dato che la presentazione è molto particolare, perché oltre alla parte di intelligenza artificiale, quindi ci saranno un po' di tecnicismi, ma non più di tanto, la parte di sentiment sì, che è più di comunicazione, ma anche la parte di psicologia, cioè che in questo caso è la prima volta che ne parliamo, infatti probabilmente dirò un po' di stronzate, però dico, vediamo un attimino. Allora, capiamo un attimo, di psicologia c'è qualcuno? Mani alzate, qualcuno? No? Sì? No? Vabbè, dove? Non vedo. Uno, due, perfetto, ok. Siete di triennale, di magistrale, che cosa siete? Qualcosa di... Finito tempo fa. Ah, mi dispiace. E poi di informatica, ingegneria? Vabbè, al solito la maggior parte, per questo tipo di eventi normali. Si parlerà di poco e niente di... Agraria non serve e resta niente, va bene. Allora, diciamo, sarà un po' noiosa, cioè, lo dico subito. Chi siamo? Allora, STDOUT. STDOUT appunto la prima volta che noi partecipiamo alle sponsorizzazioni, forse un evento, questa è la prima volta in generale per tutto, quindi siamo contenti di farlo per voi. Tra l'altro io dopo 5 anni penso torno a parlare, quindi vediamo come va. E STDOUT è una software house, di base, noi facciamo app, gestionali. Da un anno a questa parte ci siamo spostati a fare analysis, fare piattaforme, e abbiamo detto, vabbè, facciamo anche intelligenza artificiale, lo fanno tutti, facciamolo anche noi. Ci abbiamo messo un anno per capire un pochettino che causa volevamo sposare, perché l'intelligenza artificiale ovviamente è un ambiente molto vasto, e alla fine abbiamo deciso di parlare di sentiment analysis. Cos'è la sentiment? Diciamo, do qualche nozione di base per arrivare poi all'argomento, quello più noioso della psicologia. Sentiment analysis, di base, analisi del sentimento tramite elaborazione del linguaggio naturale, in classico NLP, si va ad analizzare quello che è una frase, un commento, una qualsiasi cosa, per andare a ricavarne quello che è un sentimento di base. Quello che un po' tutti conosciamo, positivo, negativo, neutro, misto, questo è proprio sentimento di base base, non c'entra niente rispetto a quello che parleremo, però è la base che bisogna dire. Quello di più che andremo a parlare è dell'APSA, quindi è più una sentiment analysis sugli aspetti, quindi quello che noi andiamo a fare è che, va bene, prendiamo questo positivo e negativo, lo mettiamo da parte e andiamo a contestualizzare quello che vogliamo andare a ricavare, che può essere sempre positivo e negativo, però sotto altra forma. Vi spiegherò meglio più avanti, nel senso che andremo più a contestualizzare quello che ci serve. Questo perché se noi, per esempio, di un prodotto, di un qualcosa che vogliamo vendere, di quello che un utente vogliamo andare a capire, nello specifico contesto io vendo vestiti, io voglio andare a capire di più perché ho una persona in maniera negativa, perché ha un sentiment negativo su quando acquisto, quando vedo il sito, quando fa determinate azioni, quando mette determinate recensioni, che siano sul sito, che siano sui social, parliamo di una qualsiasi fonte dati. E qui interviene l'APSA, cioè noi andiamo a, ciao Biagio, andiamo a specializzare quello che è una base di dati, di sentiment, soltanto su quello. Cioè io voglio andare a capire perché hai degli aspetti negativi, perché hai degli aspetti positivi sui vestiti. Cioè io ho i miei vestiti, voglio andare a targetizzare quello. Cioè non mi interessa se poi tu mi metti un commento negativo su una cosa, sull'appendiabiti, io non lo vedo, quindi che mi interessa. Appunto, casi di uso, il discorso dei clienti, anche per il customer care, il discorso dei prodotti, diciamo su questo andiamo abbastanza avanti perché comunque il tempo per la presentazione è poco, sento che va sugli argomenti. I vantaggi è che appunto, nel caso questo specifico era la parte di retail, quindi se ci sono degli utenti, andiamo a capire meglio gli utenti se sono in target,
andiamo a capire anche il discorso di farli tornare, perché se ne sono andati, andiamo a capire perché. Anche questo ci viene in soccorso, però sempre andando in un argomento molto specifico, non in un'analisi generale, come spesso viene fatta. Infrastruttura, piccolo passaggio informatico, giusto perché è intelligenza artificiale, voglio dire quello che abbiamo. Due righe veloci, stranamente dopo, penso che sia questa la prima presentazione in 15 anni di carriera dove non c'è una riga di codice, sono spesata anch'io, è strano, solamente mi aiuta il codice, in questo caso boh, vediamo. Allora, ovviamente il nostro motore, fatto noi, è fatto in Python, cioè dico, se l'hai ascoltato, gira JUnicorn con Flask, e come modelli utilizziamo quelli di Hugging Face, li compiliamo lì, non abbiamo particolari necessità, quindi non ci interessa. Cosa andiamo a fare invece? Per la compilazione, prima di metterli su Hugging Face, quello sì, li mettiamo su AWS, perché siccome sono modelli abbastanza grandi, 100-200 mila righe, allora abbiamo necessità di un po' di potenza. E quindi a questo punto ci siamo fatti attivare da AWS le istanze di tipo G, che sono quelle con la GPU attiva, un po' antipatici ma ce l'hanno attivate dopo 3 mesi, e i modelli li compiliamo là. Quindi una volta che noi li andiamo a produrre, li prendiamo, li mettiamo su un EC2 online, li compiliamo e poi li buttiamo giù, altrimenti costano un sacco. Cosa, dove li andiamo a fare i modelli? Li mettiamo su BERT, quindi noi non andiamo su stramodelli nuovi e cose varie, non siamo tipi da moda. Noi abbiamo preso un modello, l'abbiamo specializzato. BERT va abbastanza bene per questo tipo di casi, non c'è bisogno di andare a scoprire GPT o altre cose strane. E poi, finito tutto, cioè noi su BERT andiamo a mettere dei livelli sopra, come si fa con tutti i modelli, prendiamo il modello base, ci mettiamo il livello sopra, lo andiamo a rimodellare, a ricompilare e lo buttiamo su Hugging Face. E poi il motore se lo va a prendere. Basta, cioè, abbiamo questo tra poco. È poco ma buona. L'abbiamo fatto l'anno scorso, quella è la tostima per un mese. Semplice. Emozioni. Passiamo alla parte di psicologia, il che è strano che ne parli io, quindi vediamo. Cos'è un'emozione? È una sensazione che viene dopo un certo stimolo, usualmente a livello di cervello. Non pensate ad altre cose strane, amore, cose varie, non c'entra niente. Quello di più lo usiamo per le sviolinate. Ah, che bello, l'emozione, sì, mi sono svegliato insieme alla persona, che bella guardarla. Quello è sentimento, quello è un'altra cosa. Quindi noi rimaniamo sul concetto di emozioni di base, che nello specifico si dividono in primaria e secondaria. Corso. Tanto per farmi emozionare di più, per rimanere in tema. Le emozioni, le primarie, sono quelle fondamentali, come le chiamo. Tutti i resti sono secondarie, quindi sono un miscuglio di tutto il resto delle cose. Quindi il classico come i colori, quello di primari, li mischi e diventano secondari. Le emozioni, bene o male, lo stesso. Di psicologia approvate, giotta minchiata. Emozioni primarie. Rabbia, paura, tristezza, le leggo perché non le ricorderò mai. Disgusto, disprezzo, sorpresa e gioia. Nel nostro caso abbiamo fatto un dataset specifico per le primarie, dopodiché ne abbiamo fatti tanti altri, 160, quindi non ricordo 7, penso 170. Abbiamo usato diverse teorie, modelli, classificazioni, sulle emozioni c'è di tutte e di più. I classici Big Five, perché è quello che ho utilizzato di più, che poi, caso strano, Big Five sono 5, noi in realtà l'abbiamo fatto con tutti i sottomodelli, quindi saranno una ventina, trentina, non lo so. Classica classificazione Tinder, direi, quella delle tratti psicologici, la prima. Quando vedete cose strane, ISFP, ci sono ragazze che si fanno, anche ragazzi, segmentali sul fatto di mettere queste sigle, ISTG, ISFG, non hai capito che cazzo significano. E io so solo che sono avventuriero, ma la sigla non mi ricordo qual è, quindi comunque va bene. E Jerry, giustizia, equità, diversità, inclusione, differenza di genere. Questa in realtà è molto in voga, la stiamo noi utilizzando in un contesto ESG, non ovviamente nella parte ambiente, perché diciamo che il riciclaggio di plastica non c'entra niente, ma nella parte social e governance. Questo è molto importante, perché comunque è qualcosa che ancora si vede poco, e andrà a fare un'APSA sul Jerry insieme a tutto il resto a livello S e G è abbastanza interessante, stiamo facendo un po' di sviluppi. Stati del dolore in questi 5 stati, poi vari aspetti, ce ne saranno tipo una 60, infatti non li ho elencati tutti, altri 56, le emozioni primarie come ci siamo detto all'inizio, e poi un contesto di emozionale, stili emozionali, non ricordo bene cos'era, dove ce ne sono pure in realtà poi attenzionato con sicurezza, tutto ciò, prospettiva, sensibilità al contesto, eccetera. Tra l'altro ci sono anche tanti altri modelli,
perché in realtà poi la psicologia in alcuni casi è strana, poi diventa quasi filosofica, perché tipo per esempio il Big Five è arrivato a un certo punto, non gli è piaciuto, hanno fatto l'hexagon, gli hanno aggiunto l'umiltà, mi pare, con l'H, tipo qualcosa del genere, e l'hanno fatto diventare l'hexagon, tanto per dare un esempio. Non l'abbiamo considerato, già ci battevano col piano. Non siamo tutti uguali, psicologia di base. Noi abbiamo cercato di catalogare, supervisionato, non supervisionato, quello che è, le emozioni, in base alle frasi, in base alle recensioni. Il discorso è che la psicologia ci insegna, proprio i primi capitoli dei libri, è che in realtà per quanto noi possiamo avere rabbia con un'altra persona, in realtà non siamo tutti uguali. Quindi possiamo avere una rabbia di tipo diverso, minore, maggiore, o correlata a qualcos'altro. E questo ci rende tutti diversi. Infatti quando diciamo hai lo stesso carattere, non è vero, non esiste, matematicamente. Da dove abbiamo iniziato? Cazzo nei dataset. Messi in questo caso ci sta perché quando abbiamo cominciato a fare i primi dataset a mano, abbiamo avuto dei colleghi tirocinanti universitari che si sono praticati a scrivere le frasi. Proprio data di base in base ai nostri criteri. E le psicologhe le abbiamo prese dopo, infatti. Prima abbiamo fatto la parte brutta perché abbiamo detto abbiamo bisogno delle psicologhe. Dopodiché, per quelli più grandi, ovviamente OpenAI, cioè dico ChatGPT, lo usiamo per male tutti. Anche noi, utilizzando Pro tramite API, abbiamo cominciato a generare in base a dei prompt molto particolari, molto complessi, molte di 100-200.000 frasi per poi andare a modellare. E lì, ovviamente, non li abbiamo controllati uno a uno perché lì c'è da spararsi in quel caso. Però i prompt ci siamo fatti aiutare da sempre da ragazzi di psicologia, perché ovviamente noi siamo tecnici, proprio io queste cose penso di averle imparate recente, quindi per forza la nostra azienda è diventata molto eterogenea. A chi eravamo tutti programmatori? A che abbiamo cominciato ad avere due psicologhe, un data analyst, altre figure impensabili dentro noi, ma che in realtà hanno portato sia equilibrio sia ci siamo divertiti. Proprio ieri abbiamo fatto 5 anni, l'altro ieri abbiamo fatto la partita di pallavolo, in 18. Ho ancora i dolori. Come abbiamo testato il motore? Vabbè, un front-end stupido, abbiamo caricato le API verso il nostro motore, mettiamo una frase e ci dai i risultati di quelli che sono i dataset. Ovviamente questi non sono tutti. Ho messo un esempio sbagliato, ovviamente. Perché? Quando noi andiamo a mettere una frase nel nostro motore, ciao perché. Mi piace giocare a calcio. E dataset degli aspetti, 53% socievole, 27% divertente. Vabbè, ci può stare. E brevemente, sempre gli stati del dolore. In questo caso, diciamo, c'entra poco. 95% accettazione. Vabbè, diciamo che vabbè. Però non c'entra niente con la frase. Big Five, 96% divertente. Ok, vabbè, ci può stare. E emozioni. Disgusto, 99%, non c'entra assolutamente niente. Poi emotion style, autoconsapevolezza, 86%, vabbè, ok, 13% di sensibilità, un testo. Perché ho messo un esempio sbagliato? Ma perché in realtà un esempio corretto su tutti i dataset non ci sarà mai. E questo per un motivo, questo. Correlazione. Noi quello che stiamo andando a cercare nella specializzazione, perché l'upset base è un dataset specializzato. Noi abbiamo fatto N dataset, ma non per usarli singolarmente, ma per collegarli fra di loro. Li abbiamo collegati all'inizio matematicamente, poi abbiamo visto che non c'era nessuno niente, l'abbiamo fatto a mano, proprio a mano, 165 etichette su diversi, su una decina di dataset. E è venuto fuori questo, proprio è una lavagna lunga 2,60 m per 1,50 m, non mi ricordo quant'è. Tutta scritta a mano, penso che ci manchi tra l'altro qualcosa. Perché questo? Perché? Noi appunto siamo tecnici, siamo matematici, ci siamo messi lì con Python, abbiamo provato a trovare le correlazioni, anzi l'abbiamo fatto tramite software, penso sia la slide di dopo. A quel punto ci siamo accorti che non ne ricavavamo niente. Grazie al lavoro delle psicologhe che abbiamo in azienda, abbiamo fatto l'approccio teorico puro, puro, puro. E quindi le siamo andate a correlare a uno con tutti i dataset. Che è venuto fuori, che il discorso dell'errore di prima, io mica li devo correlare tutti, 10 insieme, io li posso correlare a 2, a 3,
escludendo quelli sbagliati. Che poi siano sbagliati perché il dataset non è specializzato bene, quello è un altro discorso a cui stiamo lavorando e ci sta, perché magari il dataset è troppo piccolo o il dataset è stato fatto male, vari fattori, classica cosa di quando si fa un dataset per machine learning. E allora ricorreremo a 2.2.3, 4, nemmeno lo so come sono scritti. L'abbiamo provato statistica, quello che sto dicendo, usato Spearman, usato Pearson, tutte correlazioni monotone crescenti, positive, negative, lineari, quelle che sono. Il problema è che lui, matematicamente, tramite Orange 3, mi pare, sì, Orange Data Mining, che è un software adatto a fare questo tipo di attività, in realtà trova correlazioni soltanto sullo stesso dataset, ma a noi non interessava. Cioè, dico, noi le stiamo cercando su più dataset, in realtà su tutto l'archivio, lui l'unica correlazione buona che trova era sullo stesso dataset, il che per noi era sbagliato. E quindi non possiamo utilizzare la classica correlazione matematica, statistica. Abbiamo fatto, oltre che a mano, poi l'abbiamo convertito matematicamente, o per uno quasi. L'ho divisa in due slide, questa è per fare capire come ci siamo arrivati. Ci abbiamo dato tre frasi, abbiamo elaborato il nostro motore, l'abbiamo specializzato, poi ogni frase che viene passa al motore e ci abbiamo tutti i risultati. La cosa che vi ho fatto vedere prima, la schermata con i risultati. In realtà in questo caso abbiamo tutti i risultati completi, quindi 170 percentuali. L'abbiamo fatto un po' in questo modo. Noi che tipo di correlazioni cerchiamo? Questo è un esempio base. Jedi, emozioni, stili emozionali. Non ho messo le definizioni di topic che quali sono perché non mi interessano. Cioè in questo caso sono una spiegazione matematica pura. Noi praticamente quello che andiamo cercando, nei vari commenti, nelle frasi, che tra l'altro abbiamo fatto un test prendendo 5-6.000 commenti da Facebook, ovviamente facendoci abilitare di poterlo fare, perché non si possono prendere più le cose pubbliche da Facebook da un po' ormai. Jedi positivo 95%, sarà un'etichetta, per esempio equità positiva. Ma cosa va di pari passo negli altri casi? Per esempio un 20% di qualcosa nelle emozioni, e per esempio un 10% di un qualcos'altro stile emozionali. In questo caso, essendo che una cosa si può ripetere, ti diventa una correlazione. Ed è per questo che non ho messo le etichette, perché è una cosa puramente matematica, quindi non le classiche correlazioni a 2-2 come Pearson o Spearman. In questo caso abbiamo tirato fuori due casi possibili. Uno che i tre elementi li correliamo con una funzione che tiriamo fuori, se è maggiore del 65% complessivo, in un modo calcolato x, allora per me è correlato e mi tira fuori qualcosa. Allo stesso caso, c'è un caso similare, in realtà noi li possiamo mettere a sistema e diciamo ok, il risultato di J deve essere maggiore 75%, l'altro c'è una funzione che deve arrivare a un maggiore 50%. Occhio che, in questo caso, voluto, maggiore del 50% potrebbe sembrare strano perché in realtà lì voi ne avete due negativi, ma in realtà ci può stare perché la correlazione mica deve essere per forza positiva. Cioè, noi potrebbero servire cose negative associate a cose positive. Quindi già qua noi stiamo parlando di tutt'altra cosa, cioè è una cosa molto spinta. E qual è il risultato di tutto questo? I KPI, cioè per forza di cose, in qualsiasi mondo di analisi che c'è, ci sono i KPI, tutti li vogliono, tu fai tanto di quel bordello per poi avere una parola di numeri e dire ok, la situazione è questa, amen. E anche noi stiamo tirando fuori, siamo proprio in questa fase in realtà. È molto complicato, è un lavoretto già di un annetto, quanto manca, non so, lo so, o no, finito. Esempi, voice of customer, voice of customer è tutto quello che deriva dall'utente, noi prendiamo commenti, da che sia Facebook, da che sia il sito, da che sia qualsiasi altra fonte, a modo di Trustpilot, li prendiamo, li buttiamo tutti dentro al motore, abbiamo un risultato, ci sono dei KPI, e da lì si fa vedere cosa si vuole fare. Real time sentiment analysis, questa è molto carina, perché già ne abbiamo parlato con qualcosa in televisione. E perché? Spesso andiamo sui programmi quelli un po' così, Grande Fratello o l'altro, l'Isola dei Famosi, ti vanno tutti di real time sentiment quasi, o real time, nel senso che li leggono e vedono il sentiment.
In questo caso noi abbiamo provato a farlo proprio in real time con Twitter, dandolo in pasta al motore, e viene fuori una cosa un po' più reale. Cioè, con qualcosa del genere si capisce meglio il mood di come sta andando una diretta. Tra l'altro il motore risponde in maniera molto rapida, quindi comunque non c'è problema di lentezza. Abbiamo provato, va, è piaciuto, stiamo impacchettando. Scenario medico, questo è quello in realtà l'unico importante forse. Allora, applicare questa cosa alla medicina, più che altro appunto clinica, più che altro maggiore velocità di valutazione della disposizione di persone in età, qua parliamo proprio di un aspetto psicologico puro, quindi psicologia clinica più che altro, maggiore predisposizione del paziente a collaborare in quanto non c'è la persona davanti, quindi c'è meno ansia, meno cose di dire le cose, però di contro si perde una cosa e mi sa visto, cioè noi italiani che siamo tutti gesti è abbastanza importante, oltre che sentire la persona, anche analizzarla fisicamente, come si muove, come fa, e soprattutto tutto il discorso dell'alleanza terapeutica, tutta quella collaborazione che c'è fra medico-paziente, tutta questa viene a mancare, e quindi questo ancora non va bene. E poi niente, una casa di empatia, l'ho detto, finale. Penso ci sono le domande. Domande? Lo so, è stato bello anche per me. È stato complicato anche per me, non vi preoccupate. Grazie. Ringraziamo Pietro. Martino Solo, appunto, desideravo sottolineare, in questo caso specifico, che l'input dei dati a un'analisi di questo tipo di solito viene a seguito di un input di altra natura. Cioè una persona dà un'opinione, queste opinioni vengono a loro volta raccolte, poi elaborate e gestite con strumenti di questo tipo. Quindi avere uno strumento cosiddetto matematico che è l'intelligenza artificiale, che arriva a gestire pure qualcosa che sembrerebbe non proprio matematico, diciamo questo tipo, fa capire la potenzialità di questa architettura che va veramente molto lontano. Grazie ancora a Pietro Alberto Rossi, grazie. Grazie.